Salve a tutti, io sono Rosanna Romano e questa sera insieme al mio collega presenterò in questo scenario straordinario che è il Maschio Angioino, un evento straordinario. Presidente Mimmo Cannone, anche quest'anno abbiamo questo magnifico evento che si ripete. Siamo arrivati finalmente alla nona edizione del Premio Città di Napoli, quest'anno lo facciamo in memorial di Libero Bovio, che è un grande personaggio, il quale è stato lui che ha riformato la canzone napoletana e le ha portate direttamente in tutto il mondo. Questo ci rende onore perché l'Accademia Odessa è diventata una realtà in tutto il mondo, perché noi adesso abbiamo 35 location in tutto il mondo come ambasciate e allo stesso tempo noi abbiamo i nostri ambasciatori che ci procurano gli eventi che noi andiamo a fare all'estero. E di ultima nomina, direttamente dalla Casa Bianca, da Donald Trump, la nomina di onore, persona d'onore e cittadino americano. Fra qualche giorno partirà un diploma d'onore da parte di un italo americano che risiede in Filadelfia e sarà fatto un intervento per una grande organizzazione di un musical diretto dall'Accademia Federico II di Napoli a Los Angeles. Questo ci rende un sacco di onore perché il mio scopo era quello di riportare Napoli nel mondo e soprattutto diventare la capitale della cultura nel Mediterraneo, e spero che con questo e con i nostri collaboratori ci stiamo riuscendo certamente.